aspetta l'uscita dei blocchi da parte di Jason Bornell, mette a posto i piedi, arresto, tiro, tripla e non vede il ferro, proprio da Sisma, però al rimbalzo, ma sbaglia il tiro da tre. Bengius prova a correre in contropiede, finta di passaggio, poi segna il canestro più difficile dell'intero quarto. Contro Bowman, sempre in palleggio, Dow trova Krušin, altra palla persa di Krušin. Allora attenzione a Reed che prende il volo e con la tomahawk inchioda il ferro. Mentre qui la palla persa di Krušin ci regala la mirabilia di serata. Ancora Gerald Robinson, pick and roll con Diop, pallone proprio per Usman Diop e riesce a tenerlo vivo contro Perkins, appoggia il tabellone, l'urlo di Usman Diop. Rimessa affidata a Harrison, ancora col gioco dietro la schiena e ne hanno fatti parecchi settimana scorsa. Baye per Bornell, il taglio profondo di Harrison, 4 punti consecutivi. Ora mezzanotte per Mascolo, Baye, Harrison da 8 metri prova la tripla, mani infuocate per l'arciere. Pick and pop con Usman Diop consegnato per Chris Dow, prova lui, arresto e tiro dalla media, canestro di pura classe per Chris Dow. Dow dentro per Diop, c'è il tocco di Baye che ormai sa a memoria questa giocata fra i due. Harrison per Bornell che spicca il volo oltre le nuvole, consegnato per Stefano Gentile che circunnaviga l'area, va con il tocco per Diop che fa saltare ancora una volta l'avversario, appoggia al vetro. Diop posta per Jamal Jones che però viene scippato letteralmente da Baye. Attenzione a Mascolo, 4 per 4, Harrison da 3 punti, importante, brucia la retina, linguaccia di Harrison, più 19 Brindisi sul più 18, 111 a 93, ora è più 22 Brindisi, alza Bowman per Baye che fa vedere la sua specialità della casa. Se vogliono almeno rosicchiare qualcosa, siamo più 29, Marquis Reed attacca, extra pass per Baye che fa letteralmente. Ora solo per i tabellini, ma Sassari non c'è, scippa un altro pallone Mascolo che vuole anche la schiacciata, si appende al ferro per mettere fine a questa partita, recupera un altro pallone e dovrebbe essere oltre la 20ª palla persa per la Dinamo. Reed prova ad andare fino in fondo e trova anche l'end one, ragazzi è spettacolo puro di tutto il pubblico pugliese, 92 a 58, vince Frank Vitucci su Piero Bucchi. E allora fate 20 a 16 nei confronti diretti fra i due allenatori.